Oggi sono stata alla prima visione del film sul Sentiero Blu e secondo le mie opinioni personali, mamma mia, rivedere tutta quell'avventura che abbiamo fatto è un'avventura che onestamente mi è piaciuta particolarmente, anche perché è da una vita e mezzo che anzi, il mio sogno è quella di diventare attrice. Bene, allora ancora grazie a tutti, complimenti a tutti i ragazzi, davvero bravissimi e fortissimi, molto molto in gamba. E quindi rimane questa vostra testimonianza della vostra forza, del vostro coraggio, avete vinto duro, avete superato tutte le difficoltà e questo è un complimenti ancora a tutti voi. La tappa che mi è piaciuta di più prima di arrivare a Roma è stato Bolsena, quando abbiamo dormito nel camerone tutti insieme, che quello per me è stato un must, dormire tutti insieme, tra l'altro la prima notte col sacco a pelo. Soprattutto c'è anche il nostro amico che è riuscito anche a distruggere tutte le salite. Super Daniele, Super Daniele, E il momento più difficile invece qual è stato? Beh, sicuramente la salita. La salita perché ero stanco, non ce la facevo più, mi facevano male i piedi, mi venivano le vesciche. Daniele, com'è stato rivedere le salite? Ah, abbastanza. Che effetto ti ha fatto rivederle? Che cosa mi ha fatto vedere? È stato forte. Sì, abbastanza forte, ma comunque emozionante questo film. Qual è la parte che ti è piaciuta di più? Le immagini che ti sono piaciute di più? Allora, la parte che mi è piaciuta di più, devo dire, la discesa. Beh, un po' è stato anche un po' faticoso, e poi vabbè, perché è normale quando facciamo le camminate, quando sentiamo distanza da casa, non, a me questa cosa di stare tanto lontano non mi turba tanto. Ti è emozionato rivedere il film? Madonna mia, ero emozionato come? Ero tanto emozionato, anche facevo finta di non stare. No, beh, poi è stato anche un po' divertente. Simone, come si vede nel film, soprattutto all'inizio, che era molto positivo, io non ce la faccio, io non ce la farò mai. E invece poi alla fine del film si vede un sorriso, vuol dire che nonostante le difficoltà, questi ragazzi, se seguiti, riescono a raggiungere i loro obiettivi. Scusate se sono molto emozionata perché veramente è stato molto, è molto bello. Secondo le mie opinioni personali, do al film Sul Sentiero Blu un bel 10. Andatevelo a vedere dal 28 febbraio al cinema. Io vi aspetto e come dico sempre, noi autistici non ci arrenderemo mai. Ciao ciao!